Ora posizioniamo intorno al tubo a raggi catodici due bobine di Helmholtz in serie per far deviare il sottile fascio di elettroni. Ciascuna bobina è formata da 320 avvolgimenti cespire di rame di raggio 6,8 cm. Le bobine sono alimentate con 16,3 V e ci passano 1,30 A. La conducibilità elettrica del rame vale questo valore. E questo è il disegno. Vediamo le due bobine di Helmholtz messe ai lati di questa ampolla piena di questo tubo a raggi catodici, questa ampolla di vetro. Per alimentare le bobine prendiamo un alimentatore 16,3 V e costruiamo questo semplice circuito, quindi la corrente esce dal polo positivo, attraversa tutta una bobina, esce dalla prima bobina, va in serie nella seconda, poi mettiamo un amperometro in serie anche lui e la corrente che torna al polo negativo. Se vogliamo un campo B tra le bobine a destra, verso destra, allora la corrente dovrà girare in questo verso qua, per la prima regola della mano destra. Altrimenti, per avere un campo B a sinistra, dovrà circolare invece verso l'alto. Gli elettroni non andranno più dritti, perché quando attraversano appunto la zona tra le bobine dove c'è il campo B, induzione magnetica, saranno deviati per colpa della forza di Lorentz. La domanda è la sezione dei fili degli avvolgimenti, cioè la sezione di questi fili qua. Capiamo subito che dobbiamo usare la seconda legge di Ohm, che ci dice che la resistenza di un filo lungo L e di spessore di area di sezione S è data dal prodotto della resistività elettrica per la lunghezza del filo diviso l'area di sezione del filo. In questo caso io come filo ho preso l'intera bobina, una delle due bobine, R la resistenza di una bobina. Se io conoscessi quanto vale questa resistenza, con la formula inversa troverei l'area di sezione del filo. Per calcolare quanto vale la resistenza di una bobina uso la prima legge di Ohm, delta V uguale RI applicata a questo circuito, delta V sono 16,3 V che eroga questo generatore, la corrente sono 1,30 A che misura questo amperometro ed è la corrente che scorre nell'intero circuito e la resistenza del circuito intero è data dalle due bobine e dai fili di collegamento che sono corti anche di resistenza trascurabile, quindi come resistenza complessiva ho messo soltanto le due bobine in serie. Due bobine in serie fanno una resistenza che è la somma delle due, quindi il doppio della resistenza di ciascuna bobina. Dalla prima legge di Ohm, con la formula inversa, ricavo quindi la resistenza di una bobina, dividendo delta V diviso 2I, e trovo circa 6,3 Ohm. A questo punto posso utilizzare questo valore nella seconda legge di Ohm per trovare la sezione del filo. Quindi faccio la formula inversa per trovare la sezione del filo, devo moltiplicare la resistività per la lunghezza del filo diviso la resistenza di una bobina. Quindi la resistenza di una bobina è questo valore qui. Al posto della resistività metto 1 sulla conducibilità, perché tra i dati del problema ho la conducibilità e so che conducibilità e resistività sono legati da una relazione di reciprocità, quindi l'una è reciproco dell'altra, quindi al posto di rho metto 1 su sigma, infatti vediamo al denominatore la conducibilità 6,25 per 10 alla 8 ohm metro sta qua. Del resto è anche logico che la conducibilità del rame è un valore molto alto perché il rame è un ottimo conduttore, quindi è un 10 alla 8, se fosse stata la conducibilità della plastica avrei avuto per esempio un 10 alla meno 8. Ed è anche logico che resistività e conducibilità sono legate da una relazione reciproca, perché se la conducibilità è alta, la resistività sarà bassa. Infine devo calcolare la lunghezza del filo, sto parlando di una bobina è fatta da 320 circonferenze. La circonferenza è 2π greco R e 0,068 metri è il raggio di una bobina, quindi la circonferenza per 320, che è il numero degli avvolgimenti. E il risultato è 3,5 per 10 alla meno 8 metri quadrati, viene metri quadrati semplificando gli ohm. Ma a questo punto è più comodo esprimere quest'area di sezione in millimetri quadrati, ricordando che un metro quadrato corrisponde a un milione di millimetri quadrati. E perciò il risultato a me viene 0,035 millimetri quadrati la sezione del filo. Ora, non so se è sbagliato questo calcolo qui, oppure è sbagliato il risultato che avevo scritto qua, 0,35, perché qui ho scritto 0,35 mm quadrati e di qua ho scritto 0,035, quindi bisogna verificare qual è il risultato corretto tra questi due, cioè se questo 0 c'è oppure no. In ogni caso si tratta
di un valore ragionevole perché è una frazione di millimetro quadrato, quindi un filo sottile.